Dopo una lunga battaglia nella Commissione Lavori Pubblici in Senato è passato un emendamento proposto dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Gabriella Di Girolamo che ha il fine di tutelare il personale di Strada dei Parchi S.p.A., della Parchi Global Service S.p.A. e della Infra Engineering S.r.l. Il trattamento economico, il livello di inquadramento e di anzianità di questi lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio autostradale della A24 e A25 è dunque salvo. In questo modo, oltre a tutelare i diritti di queste persone, viene anche garantito il servizio e la sicurezza sulle autostrade abruzzesi, così la senatrice pentastellata. Sono molto soddisfatta del lavoro che si è svolto questa notte in Commissione Lavori Pubblici, in particolare per l'approvazione di alcuni dei miei emendamenti presentati per garantire maggiore tutela ai lavoratori che saranno assorbiti in ANAS e ai sindaci che puntualmente tornavano in strada per manifestare sulle questioni della sicurezza e del rincaro dei pedaggi. In particolare è passato un emendamento che prevede il mantenimento delle condizioni economiche previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro praticate dalle società di provenienza di coloro che appunto saranno assorbiti in ANAS e inoltre la salvaguardia del livello e dell'anzianità del lavoratore stesso. Per quanto riguarda invece i sindaci, la buona notizia per loro è che verrà istituito un tavolo istituzionale al quale insieme ai presidenti di Regione Lazio ed Abruzzo, insieme a rappresentanti di governo, insieme a rappresentanti di associazioni di consumatori verranno chiamati loro stessi a presiedere a questo tavolo affinché vi sia una più ampia partecipazione democratica sulla programmazione della manutenzione e sulla definizione delle nuove tariffe autostradali.